L'unità Cobra viene fondata nel 1942, durante la battaglia di Stalingrado, per conto dei filosofi. L'unità consisteva in sei componenti. I nomi in codice di questi soldati rispecchiavano le loro emozioni sul campo di battaglia. Prima di elencarveli uno ad uno, premetto che alcuni membri acquisirono delle abilità sovraumane grazie al contatto con un particolare ceppo di parassiti ed una conseguente terapia, probabilmente sviluppata dai filosofi stessi. Questi particolari parassiti verranno approfonditi nell'episodio 5. Adesso elencherò e descriverò brevemente i sei membri. The Joy, esperta in combattimento corpo a corpo, comandante e leader indiscusso del team, godeva della completa fiducia dei suoi subordinati, tanto da essere considerata una sorta di madre, chiamata così perché provava gioia solamente in battaglia. La donna, qualche anno più tardi, sarà conosciuta con il nome di The Boss. Di conseguenza, gli altri cinque membri verranno anche chiamati Sons of the Boss, figli di The Boss, appunto. The Sorrow, tattico stratega del team, possedeva delle capacità psichiche. Era una sorta di medium e riusciva a stabilire dei contatti con i morti. Questa sua capacità era molto utile in battaglia, in quanto riusciva ad ottenere informazioni di vario genere, interrogando compagni e nemici caduti in battaglia. Il suo nome in codice rivela lo stato d'animo che portava con sé in battaglia. Lui era costretto a sentire e a vivere la sofferenza di tutti i soldati morti che lo circondavano. The Fury, soldato incendiario. In un momento imprecisato della sua vita, fu infettato da dei particolari parassiti che gli permettevano di produrre una massiccia quantità di adrenalina ogni volta che sentiva dolore. Questa abilità lo portò ad essere estremamente violento e aggressivo in battaglia. Non ci è dato sapere il suo equipaggiamento durante la Seconda Guerra Mondiale, con tutta probabilità però portava un lanciafiamme. Successivamente lo vedremo con una tuta ignifuga d'astronauta, un jetpack e un lanciafiamme, equipaggiati in seguito ad un incidente spaziale, nel quale fu avvolto dalle fiamme. Questo dolore immenso provocherà una quantità smodata di adrenalina, che lo destabilizzerà mentalmente, creando un'ossessione per l'immagine della Terra coperta dalle fiamme. Questo si tramuterà in rabbia verso il mondo e furia implacabile in battaglia. The End, abile cecchino del team, esperto in mimetizzazione. Anche lui venne infettato dagli stessi parassiti. La sua vita si allungò oltre la soglia umana. La sua percezione fu enormemente aumentata ed infine sviluppò la capacità di nutrirsi attraverso la fotosintesi clorofilliana, che gli permetteva di restare svariati giorni senza muoversi, attendendo la sua preda. Il suo nome in codice faceva riferimento al fatto che durante la battaglia per lui esisteva solo la sua preda, nient'altro. In quel momento tutto aveva una fine, meno che la caccia. The Fear, esperto in azioni furtive. Il suo nome in codice deriva dalla sua ossessione nell'incutere terrore nei suoi nemici, tanto da ricorrere a numerose operazioni chirurgiche per modificare le sue arti in modo da mimare le movenze di un ragno. Inoltre possedeva una velocità fuori dal comune. Forse anche lui era entrato in contatto con i parassiti, però al momento non ci sono conferme di ciò. Equipaggiato con una coppia di balestre, usava un variegato assortimento di dardi, da quelli velenosi a quelli esplosivi. Inoltre era equipaggiato con un prototipo di mimetica ottica che gli permetteva di agire in totale furtività. The Pain, infiltratore. Era un uomo estremamente possente, alto circa 2 metri, equipaggiato con un mitragliatore Thompson e delle granate che combinava con la sua incredibile capacità di controllare dei calabroni, abilità ottenuta grazie ai parassiti che gli permettevano di generare feromoni, apparendo come se fosse la loro regina. Inoltre, in battaglia portava sempre con sé uno zaino, dentro al quale era rinchiusa una vera regina, la quale veniva usata per guidare con maggior precisione i calabroni. Il suo nome in codice deriva dall'atroce dolore provocato dai calabroni interni al suo corpo. Come detto in apertura, l'unità fu fondata dai filosofi.
con il compito di aiutare gli alleati durante la Seconda Guerra Mondiale. Sappiamo per certo che presero parte alla battaglia di Stalingrado e allo sbarco in Normandia. Ma oltre a queste missioni, svolsero numerosi compiti top secret, talmente importanti e probabilmente sporchi da imporre il divieto di farsi catturare. Infatti, per evitare ciò, vennero dotati di una microbomba, che sarebbe esplosa in caso di morte, disintegrando il cadavere. Questo, oltre a non permettere a nessuno di interrogarli, assicurava anche che i segretissimi studi sui parassiti non cadessero in mano al nemico. Tra The Boss e The Zorro ci fu una relazione che portò anche a un figlio, nato proprio in Normandia, il giorno dello sbarco. Nel 1947, finita la guerra, la squadra Cobra fu sciolta a causa delle divergenze nate tra i filosofi americani, cinesi e russi. Di The Pain, The Fear, The End and The Fury si persero le tracce, mentre The Boss e The Zorro tornarono a lavorare per la propria patria, rispettivamente Stati Uniti d'America e Unione Sovietica. Proprio per questo motivo si ritrovarono ad essere nemici e nel 1962, ben 15 anni dopo, The Boss fu costretto ad uccidere il suo amante The Zorro, in seguito a delle operazioni segrete guidati dai filosofi, ormai divisi e in guerra tra loro. Nel 1964 l'unità fu di nuovo riunita da The Boss per aiutarla a compiere la sua ultima missione, ovvero l'operazione Snake Eater. Durante tutta l'operazione i quattro membri seguirono solo gli ordini diretti di The Boss e tesero delle imboscate all'allievo prediletto della donna, Naked Snake. The Pain, The Fear, The End and The Fury furono tutti e quattro eliminati da Naked Snake, che, in un'esperienza molto vicina alla morte, si trovò faccia a faccia anche con The Zorro, morto qualche anno prima proprio in quei luoghi. L'ultimo membro dell'unità rimasto fu il comandante The Boss. La donna riuscì a compiere la sua ultima missione, che prevedeva la sua morte per mano del suo allievo più caro. Il nome Sons of the Boss ispirerà molti anni più tardi il gruppo terroristico Sons of Big Boss, guidato da Liquid Snake e anch'esso composto da 6 membri. Anche se si utilizzano i tranquillanti, The Pain, The Fear, The End e The Fury moriranno comunque a causa delle microbombe. Di conseguenza, durante lo scontro con The Zorro, appariranno sempre sotto forma di spiriti. La situazione che vivono i membri della squadra Cobra rafforza la riflessione che fa The Boss al termine dell'operazione Snake Eater. Ridiculous, isn't it? Yesterday's ally becomes today's opposition. Enemies change along with the times, the flow of the ages, and we soldiers are forced to play along. Infatti, da prima compagni, saranno costretti ad essere nemici e di nuovo ritorneranno nello stesso schieramento quando The Boss diserterà tra le file di Folgin, confermando lo stato dei soldati come pedine della politica. Questa era un'infarinatura generale riguardo l'unità Cobra. Nei prossimi video entrerò nel dettaglio per ogni singolo membro. Un abbraccio ad Amska.